Bentornati ragazzi, io sono Wasteflesh e questo è un nuovo episodio di Ash vs Dark Souls 2. Allora, oggi giocheremo offline perché ho cambiato da poco la connessione, la mia offerta internet, e quindi devo aspettare che me la riattivino. Quindi quando vedrete questo video probabilmente sarà quando me l'hanno riattivata. Per il momento la cosa positiva è che non ci saranno rompiscatole che magari ci invadono. Quindi dovremmo continuare di qua. Allora, no, ho finito i dardi normali che avrei dovuto comprare, ma mi sono scordato. Comunque anche potenziato con la balestra. Allora, vediamo come li possiamo. Poi lo possiamo fregare. Ah, ok, ci abbiamo fatta proprio per un pelo. Quindi l'altro infamone, eccolo qua. No, ho sprecato una gemma. Si è chiuso la strada alle spalle. Alle spalle, ha colpito questo monticello in modo che noi non lo raggiungessimo. Ok, per fortuna sprechiamo poca stamina. L'abbiamo stalloccato per un secondo. Ok. Certo, se non ci scambiassimo continuamente colpi. Da qui c'è una piattaforma con altri di quei simpatici tartarugoni, ma noi spingiamo questa leva e li buttiamo giù. Però prima di continuare c'è un'altra cosa da fare. Allora, sì, qua c'è una pietra di Parros da usare. Ok. Allora, oh, ci sta raggiungendo, maledetto. Ok, qui oltre a trovare un baule, assicuriamoci che non sia un mimic. No. Ok, anello di quarzo del fulmine. Ok, più uno addirittura. Qui troviamo un altro falò. E mannaggia, perché mi piacerebbe farlo online con la possibilità di essere invasi, ma ci dobbiamo accontentare per oggi. Quindi qui ci troviamo la seconda parte del patto del campanile, perché stai laggando. Ok, troviamo il solito solito noioso pupazzetto. No. Be gone, runner! Allora, quindi entriamo nella nebbia, magari usiamo la piromanzia. Oddio, magari non contro i pupazzetti perché sono abbastanza stupidi. Oh, quanto li leviamo. Ecco, però contro questa qua. No, mi ha fatto colpire. Maledetta, è tutta colpa tua. Non te lo perdonerò mai. Ok. Ah no, sì, sto premendo col tasto L1 invece di usare L2. Non li si può fare backstep a questi, penso. Ok. Allora, come vedete, qui ci sono addirittura dei phantom. Allora, vediamo se riusciamo a prenderli separatamente, perché c'è quello con lo spadone. Beh. Ok. Sì, bravo, vieni dritto di qua. Guardate come cambia il frame rate a seconda della distanza, ma questo è una cosa proprio di Dark Souls. Ok. E ce ne sono altri in giro? Non vorrei avere brutte sorprese, no. Ok, iniziamo. Bravo, bravo, vieni senza guardia che ci divertiamo tutti. Perché
Che io quelli con lo spadone. Ok, preferisco non affrontarli direttamente, dato che abbiamo delle difese abbastanza scarse. Ok, c'è qualche drop che abbiamo perso? No, eh? Allora, siamo anche riusciti a tenerci un po' di durabilità degli artigli. Ecco qua, me lo ricordavo bene allora. Ok, quindi adesso in barba a tutti suoniamo la campana. Questo è il campanile del sole, ha un altro nome perché il primo era de dedicato a una principessa, questo a un principe, penso che sia una storia molto alla Romeo e Giulietta. Ah, eccolo il bastardone, lui è quello con le doppie Javelin, ma noi... Ah, ci occuperemo di lui. Volevi. Bastardo. Ok. È il momento di usare la gabbia infuocata. Mi dispiace per te. Oh, ti ho un po' abbrustolito. Sì, bravi, mettetevi vicino. No, maledetto. Peccato. Bravo, vieni, vieni. No! Ecco, questo succede quando hai poco equilibrio. Bravo! No! Muori. Ah, non ha avuto effetto, come mai? Bravo, bravo, vai, colpisci un po' come cazzo ti pare. Bravo, bassa la guardia. Queste piromanzie sono proprio belle. Allora, ok. Quindi sono stato invaso dallo spirito del custode della campana, ma non so se sono questi. Quelli là c'erano già, quindi deve essere un NPC in più. Non capisco. Non lo so. Ok, va bene, non ce ne preoccupiamo più di tanto. Allora, iniziamo a cecchinarli, dato che abbiamo finito le piromanzie. Ma come, non mi vedi? Ok, fuori uno. Ah, questi fanno male con l'arco, quindi... Aia! Lo dicevo io. Maledetto! Ok. Allora, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta e adesso possiamo finire quest'area. Qual era il custode della campana? Oddio. Io non capisco dove si trovava. Ok. Immolazione. Ah. Ok, non è una piromanzia che penso ci servirà mai. Ortigia umana. Là, ci dovrebbe essere anche un muro invisibile, se non sbaglio. Di qua. Allora, intanto. Ok, qui siamo vicini. Ok, eccolo qua. Allora, una dovrebbe essere una trappola. Questa volta lo spadone nero da cavaliere, che in realtà sarebbe del re cavaliere, però. Hanno un po' invertito i nomi. Ok. Hop. E hop.
Allora, adesso facciamo così, stoppo un attimo e vado a cercare magari l'invasore. Ah, ok, eccolo qua l'invasore. Va bene. Pensavo chissà che fosse. Però mi ha parliato, eh. Speriamo no. Ah! Speriamo, facciano Perry. Ok, quindi niente di speciale, pensavo. Pensavo fosse un altro NPC, però mi sa che. Ah, è Pigiomano, mi sa che si evoca solo alle New Game Plus. Oppure c'è una bassa chance, però dovrebbe apparirci il guerriero pazzo, quello con dell'anello di spine. Ok, allora adesso continuiamo. Quindi, allora, senza rifarci tutto il giro, basta fare. Ok, non riesce sempre. Ok, basta fare questo. E ok, scendiamo normalmente. Con l'anello del gatto ovviamente esce meglio. Quindi noi che facciamo? Ah, la porta è rimasta aperta, adesso abbassiamo. Bravissimo, vieni, vieni. Ok, lui la maggior parte delle volte si suicida. Quindi, allora, c'è una lucertola titanite da uccidere, che abbiamo perso. Perfetto, perfetto. E bisogna stare molto attenti a questi. Maledetto, se ti prendo, a questi tastini, perché sennò. E liberiamo la lava. Ah, ma questo è il capitano. Aia. No, maledizione, pensavo di farcela. Allora, siccome comunque siamo in offline e non avremo modo di venire invasi o invadere qualcun altro, ho levato l'anello della protezione vitale. Perché comunque potremmo trovarci a cadere anche molte volte, quindi non ne vale la pena di prendersi tanto sforzo, dato che comunque non ci serve proprio la modalità online. Comunque ho cecchinato un paio di cavalieri, quindi adesso prendiamoci con la cara lucertolina di titanite. No! Maledetta, va bene. Allora, comunque, come vedete, queste piattaforme hanno dei tastini. Quindi, se noi andiamo su questi tastini, potremmo cadere anche noi, ma faremo cadere. Oh, è sopravvissuto. Vieni, vieni. No. Ok, comunque. Sono un po' agitato. Ok. Se spingiamo questo guerriero, questo coso, verso la fiamma, morirà in 2 secondi. Ok, bravissimo. Ora, qui c'è un altro drop? No. Va bene. Cos'è quella cosa? Ah, ok, un argano, dacci un drop, ma adesso non ci serve. Stiamo per esplorare una parte alta. Allora, qua c'è dell'acqua che potremmo, in queste urne, che potremmo usare per aumentare la nostra difesa e prendere quei drop. Però, come vi ho già detto, lo faremo magari più avanti in endgame, perché adesso non abbiamo abbastanza oggetti. Cazzo, era il mimic. Mi ero distratto nella spiegazione. Allora, come dicevo, prenderò questo come un'occasione per riacchiappare la lucertolina. Mi ero distratto per spiegare. Ok, e invece mi ha ammazzato il mimic perché mi ero distratto. Ok, un sacco di frammenti di titanite. Ora possiamo rifare il giro di prima. Addio. Oh, stiamo per cadere. Anche tu vai giù.
Ok, ci siamo liberati la strada. E stavo anche morendo. Ok, quindi adesso ci occupiamo del nostro caro amico, perché queste cose non si fanno. Caro il mio Mimi. Beh. Allora, stiamo attenti. Di solito li ammazzo prima che facciano la loro mossa. Com'è che ho perso tutta questa vita? Occhio, armatura oscura, lancia lata. Allora, quanti pezzi dell'armatura oscura abbiamo finora? Ci manca, penso, l'ultimo pezzo perché abbiamo. Che poi sarebbe l'armatura di Dark Crate di Dark Souls 1. Cambali di Drangleic. Ah, non abbiamo nemmeno. Ok, non abbiamo nemmeno gli stivali. Gli stivali e l'elmo ci mancano. Comunque molto figa questa armatura. Va bene, rimettiamoci quello che avevamo prima. Da ciullare. Ok. Quindi andando da questo lato. Ehi, non è che sia un altro Mimic. No, ma potrebbe essere una trappola. Ora, non mi ricordo più di cosa vi stavo parlando prima di venire ucciso. Però, vabbè, qua recupereremo un po' di oggetti. Qua la solita pietra di Parros che spawna acqua. Allora, ho messo i pantaloni da giullare perché ci serviranno adesso. Perché diminuisco i danni da caduta. E già che ci siamo, dato che in questo momento non dobbiamo proprio combattere, ci mettiamo l'anello del gatto. Quindi vediamo se sono cumulabili le due cose. Che come vedete ci sono non due ma tre guardie. Una non la vedete perché è a destra. Allora, quindi continuiamo. Ah, lui non lo posso. Ok, facciamo con il. Ah, che ci ha bersagliato anche l'altro. Ma noi ce ne andiamo. Ah, no, maledetta geodata. Abbiamo pochi dardi. Mi sa che uno ci tocca ammazzarlo normalmente. Ok. Ecco l'altro, ecco, abbiamo sprecato una freccia. No, ragazzi, abbiamo proprio finito i dardi. Ho cercato se ce ne fossero altri, magari elementali. E questo lo dobbiamo ammazzare così. Quindi, appena torno al palò, mi tocca. Mi tocca fare qualcosa in proposito. Quindi, vediamo cosa possiamo equipaggiare di buono. Ah, 78. Spada da fanteria 115. Spada bastarda. Allora, ok, andiamo di armi pesanti. Ok. Questo. Ok, non è un mimic. Ascia bipenne. Scienza del 18. Vediamo come va in dual wield. No, non si può fare. Ah, buono. Oppure vediamo che cosa potremmo combinare con i nostri artigli. Allora, per esempio, abbiamo la spada larga avvelenata. Ok, quindi possiamo fare sia sanguinamento che avvelenamento. Ed ecco che arriva la parte cruciale.
Ragazzi, qui cado e mi ammazzo sicuramente. Ah, globo rosso, dell'occhio rosso incrinato, anche se non sbaglio era un drop abbastanza inutile. Vediamo se riusciamo a fregarlo così. No. Vediamo. Perché lui rischia di farci cadere. No, eh? Scendiamo giù. Vai. No! Allora, adesso senza fare cazzate, anche perché ho perso ben 30.000 anime, andiamo con la balestra, perché ho usato qualche anno per ricomprare un po' i dardi e noi ci occupiamo di lui che normalmente ci fa un'imboscata. Ok, quindi adesso c'è un'altra parte. Non era questa tanto la parte difficile, tanto avere tanto quanto avere la precisione di atterrare su questo coso. Ok, perché se sbagli cadi nella lava o nel calderone, nell'odore del serpente. Questo ci permetterà di trovare anche oggetti. Abbiamo anche quello normale. No. Perché c'è anche l'anello d'oro del serpente più uno che può essere ottenuto abbastanza presto. Allora adesso abbiamo qualche fiamma persistente. Ok, siamo dietro la nebbia. Quindi oh! Allora, possiamo attirare lui nel fuoco. Dai, vieni, vieni. Ok, è morto. Maledetto. Pietra focosa. Ok, fantastico. Se mai dovessimo farci delle armi fuoco. Che okay, in realtà ero tornato indietro solo per questo drop. Adesso possiamo continuare. Allora, adesso ci troviamo. Allora, io farei così. Vieni, vieni. Boom. Adesso c'è l'altro, quindi adesso ci viene a prendere. Boom. E fuori due. Ora c'è sempre un'altra trappola. Questa dopo un po' si abbassa, però possiamo sfruttarla a nostro vantaggio. Allora, prima facciamo così, poi attiriamo il coso qua dietro. Lo facciamo perire un po', ma in realtà possiamo. Ah, ok, per poco. Muori! Ok. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sempre. Ok, l'anello del serpente d'argento. Siamo vicini al boss. Aiaiaia. Allora, questa zona, vabbè, è facile, però è piena di spine. Quindi dobbiamo essere veloci. Sì, lasciamo un attimo indietro quel drop, perché tanto. Allora, prima di tutto abbiamo 50.000 anime. Seconda cosa, qui c'è un falò. E non tutti lo vedono la prima volta, perché se vanno di fretta per scappare alle trappole. Momento Metal Gear Solid 3. Ok, quindi adesso io potrei anche prendere l'umanità. Possiamo premere questa leva per disattivare tutte le trappole. Non so se questo. Ok, non è una shortcut per niente. Quindi possiamo allora toglierci l'anello del Panther. Ok, quindi ci mettiamo tutto quello che dovevamo metterci. Mi rimetto questo anello e adesso vado a riparare e ci vediamo dopo. Ok, ho acquistato degli altri dardi, ho rinforzato sia la balestra che gli artigli, no, gli artigli no, ho rinforzato la balestra e anche la fiamma della piromanzia perché avevo due semi del fuoco.
Quindi adesso possiamo in tranquillità prenderci il nostro arco corto del fulmine. Ok, qui c'è un nemico un po' fastidioso, però. Ok, ce ne liberiamo facilmente. Ah, ok, ho mal giudicato. Va bene. Frammento grande di titanite, fantastico. L'altro non l'abbiamo aggrato, ovviamente. Siamo finalmente arrivati al boss. Ho ripreso l'umanità. Quindi non so se si può evocare Lucatiel adesso. No? E credo che dopo questo boss andremo nella mia prima parte di blind run della serie, perché c'è il primo DLC. Quindi vedremo cosa succede. Allora, questo è il vecchio Re di Ferro. Che ricorda molto comunque il Barrock del Signore degli Anelli. Vediamo quanto male li facciamo con le piromanzie. Ma mi sa che col tempo hanno ridotto la portata di questo attacco. Perché prima faceva molto, era molto, prendeva molto alla distanza. Ahia! Ok, ecco. Maledizione. Allora, pensavo che stesse facendo l'attacco in cui sputava semplicemente fiamme, e invece mi ha colpito. Allora, con i punti, quindi stavo dicendo, in realtà l'unica difficoltà di questo boss, l'unica difficoltà reale, è il fatto che ti può spingere giù. Ecco, pensavo fosse questo attacco, quindi l'importante è mettersi dietro. Anche se a volte può colpirti anche da dietro al muro. Eccolo qua. Dai, fammi passare. No, mi hai fatta sprecare, bastardo. Dove sei? Lo sapevo. E io ne approfitto. Di questo. No. Ok, perché il problema di questo boss è che appunto le fiamme ti spingono molto giù, oppure c'è questo raggio che è perforante. Ecco qua, quindi il muro non vi salva contro il raggio, dovete stare sempre attenti. Ok, ed ecco che ci facciamo il nostro primo boss da essere vuoto. Ok, le piromanzie sono abbastanza utili, perché tanto mi è fatto di poco, ma volevo provarlo. Sì, vabbè, con l'onda di muro. Ok. Per fortuna abbiamo sempre. Ecco qua, l'attacco infame. No, come ha fatto a prendermi? Non cadere giù. Ok, noi ne approfittiamo per colpirlo. Ecco, sei un idiota. Sono abituato a premere. Sono abituato a tenere premuto il triangolo. Dai, non facciamo queste figure. Bastardo, ti faccio vedere io, ti faccio vedere. Vieni. No, adesso non venire. Accuriamoci. Ecco, sei un po' stupidino però. E
peccato per il corto raggio. Dai, su. Ok, adesso devo scappare. Seriamente scappare. Ecca di questo. Ecco, ora mi sto dietro. Non dovrebbe colpirmi. No, 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 no. No! Ok, questa volta la sono vista davvero brutta. No, e così poco finiscila. Dai, su, bisogna pisciarlo un po' da queste parti altrimenti. Ok, più lontano è anche meglio. Maledetto! Che mi nascondo qua dietro perché sennò... Questo era un po' nuovo, deve essere perché appunto sta sotto il 50%. Ah, maledizione pure io però. Aia! Curati. Scappa. Certo che sei un po' sciocchino. Caro il mio re di ferro, che non vorrei essere preso da qualche phantom. Qualche phantom range del fuoco. Ok. Dai, torna qua. Oh, bastardo, ma che range ha questo attacco? Facciamoci buttare giù adesso, gli manca un colpo. Via! Addio, vecchio stronzo di ferro. Ok, è stata intensa. E adesso sì, dovremmo aver sbloccato il primo DLC, che non è un Mimic. Polvere d'osso sublime che andremo subito a potenziare nel falò. Ed ecco, allora prima di tutto c'è un falò primordiale, preparatevi. Vabbè, non vi dico niente. Strano, doveva succedere qualcosa. Comunque, allora, abbiamo acceso un falò primordiale. Allora, quindi nel prossimo episodio potremo accedere al primo DLC. Vi ripeto, io non conosco niente di DLC, non ci ho giocato finora, non ho visto walkthrough, niente, perché volevo che rimanesse una blind run in tutto questo tempo per poi portarla sul canale e interagire anche con voi, perché non ne so niente. Quindi questo episodio finisce qui, noi ci vediamo al prossimo. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche. Quindi noi ci vediamo alla prossima, presto!